re Carlo III ha le idee ben chiare sul futuro. La scelta ha sconvolto i piani della famiglia reale. Ecco di cosa si tratta. Il 2024 resta ancora un anno problematico per la famiglia reale. Prima l'annuncio dei tumori da parte di re Carlo III e Kate Middleton, poi la caduta da cavallo della principessa Anna. La situazione non è semplice. Per motivi di salute gli impegni del monarca e dalla moglie del futuro erede al trono sono stati ridotti e anche in maniera importante. Ora però c'è una decisione da prendere che riguarda il futuro della corona inglese. Il momento è fondamentale e mai come in questo caso il re inglese ha chiesto la collaborazione di tutti, nessuno escluso. Si tratta di programmare i prossimi 10 anni, a prescindere da eventi che potrebbero nuovamente sconvolgere i già precari equilibri della Royal Family britannica. Non resta che attendere l'evolversi della situazione, ma adesso l'incontro sembra sempre più vicino. La situazione nella famiglia reale. Cosa ha deciso Re Carlo III? Re Carlo III e la regina Camilla ospiteranno nelle prossime settimane un vero e proprio vertice reale. L'incontro si terrà nel castello di Balmoral, ad Edimburgo. Si tratta di una riunione d'emergenza che il sovrano ha voluto a tutti i costi per programmare i prossimi 10 anni. In realtà, però, i tabloid inglesi parlano di un incontro per risolvere il problema dei duchi di Sussex. La situazione è alquanto complicata e per questo da Buckingham Palace si vuole cambiare registro. Ma come risolvere la vicenda che vede protagonisti Harry e la moglie Meghan Markle? La coppia dovrebbe rimanere in California, una scelta presa più che altro per la preoccupazione circa nuove rivelazioni ai media sulle questioni private della famiglia reale. L'intenzione del monarca è quella di risolvere il conflitto, nonché migliorare i rapporti con il figlio minore fra Harry e William. Il secondogenito, infatti, pare voler riavvicinarsi alla famiglia. Potrebbe non trattarsi dell'unico argomento però. C'è infatti la questione del principe Andrea di York che spera di ritornare alla vita pubblica dopo lo scandalo Epstein. Tuttavia, da parte del futuro regnante William ci sarebbe la volontà di tenere lo zio Andrea fuori dalla vita pubblica il più possibile. Anche tale questione è delicatissima e le scelte da prendere non sono così facili, anzi,